Allora vorrei riportarvi di nuovo alla prima lettera ai Corinzi, al capitolo 15. Il tema della predicazione di stamattina è il seguente. L'Apostolo Paolo ci spiega un mistero. L'Apostolo Paolo ci spiega un mistero. Lascia voi, quando tornate a casa, di leggervi questo lungo capitolo. Noi ci soffermeremo quindi su Primo Corinzi, capitolo 15, come dicevo, dal verso 50 al verso 58. Ora io vi dico questo, fratelli, che carne e sangue non possono ereditare il regno di Dio, né i corpi che si decompongono possono ereditare l'incorruttibilità. Ecco, io vi dico un mistero: non tutti morremo, ma tutti saremo trasformati in un momento, in un batter d'occhio, al suono dell'ultima tromba, perché la tromba squillerà e i morti risusciteranno incorruttibili e noi saremo trasformati. Infatti bisogna che questo corruttibile rivesta incorruttibilità e che questo mortale rivesta immortalità. Quando poi questo corruttibile avrà ricevuto incorruttibilità e questo mortale avrà ricevuto immortalità, allora si adempie la parola che è scritta: la morte è stata sommersa nella vittoria. O morte, dov'è la tua vittoria? O morte, dov'è il tuo dardo? Ora il dardo della morte è il peccato, e la forza del peccato è la legge, ma ringraziato sia Dio che ci dà la vittoria per mezzo del nostro Signore Gesù Cristo. Perciò, fratelli miei carissimi, state santi, incrollabili, sempre abbondanti nell'opera del Signore, sapendo che la vostra fatica non è vana nel Signore. Amen. Questo lungo capitolo fu dedicato da Paolo al tema della resurrezione di Cristo e delle conseguenze che questa risurrezione portava a coloro che credono nel Signore. Corinto era una città molto importante nell'antichità, era una colonia romana filosoficamente molto avanzata, religiosamente molto pagana. Ricorderete che abbiamo parlato mesi or sono, per esempio, del Tempio di Afrodite con le sue 1000 prostitute sacre. Quindi un culto molto seguito, molto acclarato nell'ambito di quella popolazione. Ma a Corinto c'era anche un altro culto che si creò, si sviluppò proprio all'interno dell'impero romano: il culto dei misteri. Il culto dei misteri. Cos'era il culto dei misteri? Il culto dei misteri non era altro che un modo pagano di celebrare la divinità attraverso riti, cerimonie, orge, attraverso riti sacri dove delle persone parlavano in lingue e allo stesso tempo queste persone che parlavano in lingue strane volevano far capire che loro ministravano, gestivano una serie di cose occulte, nascoste, ma che non tutti potevano conoscere, ma che solo alcuni erano in grado di poterlo conoscere e nello stesso tempo celebrare. Probabilmente cose che neanche riuscivano a spiegare, perché erano dei misteri. E davanti, come ci sono una serie di argomenti, se noi riflettiamo, no, nella nostra vita umana, una serie di argomenti che rivestono una sorta di mistero. Non si riesce a capire tutto, non si riesce a conoscere ogni cosa, e ad un certo momento scattano le fantasie, scattano le invenzioni umane, le interpretazioni anche più vaghe, anche di alcuni testi della Bibbia. A Corinto esisteva questo culto pagano molto sentito, molto seguito. Perché ognuno ovviamente davanti al futuro, anche a quello che avviene dopo la morte, si è praticamente nell'incognito. Non si sa ogni cosa con precisione.
e ovviamente in un certo qual modo è avvolto da un manto, ecco, di mistero. E l'Apostolo Paolo introduce la sua argomentazione in relazione alla morte e a quello che accade dopo la morte, ovviamente non scendendo in tantissimi particolari, ma lo introduce facendo riferimento a questi misteri. Ma il mistero di cui parla la Bibbia era molto diverso dal mistero di cui parlavano i pagani, gli religiosi non cristiani. Infatti l'Apostolo Paolo, in una maniera molto elegante, direi molto soffice, al capitolo 4, versetto 1, fa riferimento ai misteri e dice: noi apostoli, diceva lui, e noi come Chiesa ministriamo i misteri di Dio. Quindi non sono i misteri di una setta, di un'elite di persone che riuscirono a sondare, a manipolare, a gestire delle cose, delle situazioni. Perché coloro che gestivano quelle situazioni non solo parlavano in lingue e dicevano cose strane e talvolta incomprensibili, ma nello stesso tempo praticamente compivano anche delle opere potenti, dei miracoli, dei segni, e la gente era attirata, era affascinata da tutto questo. Non a caso l'Apostolo Paolo frena l'uso delle lingue nell'ambito della Chiesa di Corinto. Tant'è vero che a un certo momento dice, poi quando si addentra a parlare più dei doni, no, nei capitoli 12, 13 e 14, a un certo punto dice: nessuno parlando per lo Spirito può dire che Gesù è maledetto, Gesù è anatema. Quindi a Corinto succedevano delle cose strane, e purtroppo invece stavano anche dei credenti che frequentavano dei culti pagani, anche perché eravamo all'inizio, no, della vita della Chiesa, e delle cose non erano ancora pienamente rivelate e comprese. Allora Paolo dice al capitolo 4, dice: noi amministriamo i misteri di Dio, non di qualche persona che vuole gestire il potere, la libertà degli altri, ma sono i misteri del Signore. E allora l'Apostolo Paolo, nel testo che abbiamo letto, dice: io vi spiego un mistero. Quindi non sono più misteri nel senso classico della parola, ma il mistero di Dio, i misteri di Dio hanno a che fare con la rivelazione di Dio. Dio ci parla e Dio ci dice. E questo è un elemento molto importante che noi dobbiamo praticamente tenere presente. Quindi Paolo spiega un mistero, spiega delle cose, ma che alla fine non sono più un mistero. Ce l'ha spiegato, ce l'ha detto. Quindi tutto diventa un po' più chiaro. Poi l'Apostolo Paolo in questo testo praticamente che cosa fa? Dopo aver detto di questo, fa una premessa molto importante. Noi abbiamo letto dal verso 50 in poi, ma i primi 49 versetti di questo capitolo trattano dell'importanza e della irrinunciabilità della fede cristiana nella risurrezione del Signore Gesù. Il presupposto di tutto questo ragionamento che l'Apostolo fa e di quello che deve accadere poi ai defunti, ai viventi, dipende dalla risurrezione del Signore Gesù. Dico soltanto che Gesù effettivamente fu torturato, umiliato, offeso, bastonato, inchiodato in croce, trafitto da una lancia e tutto. C'erano le persone che stavano lì ad ammirare in un certo qual modo per lo spettacolo, e ce n'erano alcuni che piangevano e che soffrivano per quello. Ma effettivamente Gesù morì. Effettivamente il corpo di Gesù fu messo in una tomba sigillato con una grossa pietra che nessuno mai da solo avrebbe potuto spostare, ed era controllato a vista. Questo sepolcro era controllato a vista praticamente dai soldati. Ma per miracolo del Signore, che cosa accade? Che quella tomba si è trovata vuota. Effettivamente Gesù risuscitò corporalmente dai morti. E ci sono state testimonianze di persone che l'hanno visto,
ci sono state delle apparizioni di Gesù nel trattenersi, nel farsi vedere non solo dai suoi discepoli ma anche da altri. Quindi ci troviamo davanti ad un evento miracoloso, per certi aspetti, se volete, misterioso, ma che nella realtà è realmente accaduto, non è gestito da una persona, è diventato da qualcuno. Quindi il presupposto di tutto quello che Paolo dirà nel capitolo spiega l'importanza della risurrezione come qualcosa di basilare, di fondamentale nella fede cristiana biblica. E allora, a questo punto poi ci sono delle conseguenze. Bene, Gesù Cristo è risorto, e tutto questo che ci porta? Allora, adesso vi spiego un mistero. Poi abbiamo visto sicuramente, se non abbiamo magari visitato qualche museo o abbiamo fatto qualche viaggio in Egitto, gli egiziani avevano un loro culto dei morti, le persone importanti venivano balsamate. Ci sono i sarcofagi ancora, come dire, con le salme dentro, con gli scheletri dentro. Le tombe romane, che anche nella zona qui Flegrea, no, vengono trovate, almeno quando le trovavano e poi trasfugavano, sono quelle che ci stava dentro, ma cosa mettevano? Perché era tutto collegato a un mistero, no? Delle ciotole con dell'acqua, del mangiare, altre cose. Proprio perché si pensa ad una vita dopo la morte, ma non si sa in che maniera si svolge, cosa accadrà. L'Apostolo Paolo adesso ci spiega il mistero. E dopo aver illustrato così questo presupposto fondamentale, dopo dirò un altro particolare importante legato alla persona di Gesù come persona morta e risorta, Paolo innanzitutto vuole spiegare che cosa succede, cosa accadrà un giorno per coloro che sono defunti e per coloro che sono trovati viventi, e se non è che aspetta che tutti quanti muoiono così prima degli altri. Allora spiega un mistero. Tutto, dicevo, è legato a questo presupposto fondamentale, irrinunciabile, della risurrezione del Signore Gesù Cristo, la sua risurrezione corporale. Ma c'è un particolare che noi dobbiamo dire, che in questa lettera, in questo capitolo particolarmente, Paolo fa un paragone tra Adamo, primo essere umano creato, il primo Adamo, e poi chiama Gesù secondo Adamo. E Gesù, come risorto dai morti, è indicato come il primogenito dei morti. Questo vuol dire che cosa? Che oltre a pensare al discorso, all'insegnamento biblico in relazione al carattere fondamentale, fondante, determinante della risurrezione corporale di Gesù, c'è inevitabilmente da pensare al fatto che in Cristo, come secondo Adamo, è iniziata una nuova creazione. In Adamo siamo tutti quanti corrotti e toccati dalla morte. La nostra fisicità, il nostro, sembra strano, ma siamo tutti quanti contenti, non quando c'è una nascita. Però, se ci rispettiamo, si nasce per morire. Si nasce per morire. È strano, no? È strano. Vediamo un nascituro che cresce, si sviluppa, incomincia la sua vita, no? Va avanti, cresce, diventa un ragazzo, adolescente, giovane, insomma. Però è un percorso che va verso. Ma perché? Perché Adamo ed Eva trasgredirono al patto di Dio. Da quel momento il peccato e la morte sono entrati nel mondo. Adesso con Gesù Cristo, primogenito dei morti, la situazione è cambiata, la prospettiva è cambiata. Quindi c'è una nuova creazione che è già iniziata con Cristo e che aspetta soltanto di essere pienamente mostrata e rivelata. Allora, tutto questo ci viene spiegato qui
da Paolo. Quindi il presupposto basilare insegnato da Paolo è che Cristo è risorto e che la resurrezione di Cristo è basilare per poter poi capire quello che accadrà domani, quello che succederà. Quindi il tutto non si esaurisce con la tomba. Se Gesù non fosse risorto, il cristianesimo sarebbe un vero fallimento, non avrebbe nulla di speciale. Invece l'opera di Cristo, la sua morte e risurrezione, cosa che noi abbiamo ricordato stamattina, ma che speriamo di ricordare ogni giorno nella nostra vita, noi abbiamo a che fare con un Dio vivente, con il quale possiamo parlare e che soprattutto anche Egli ci vuole parlare attraverso la sua parola. Ebbene, in Adamo c'è la morte, nel primo Adamo c'è la morte, nel secondo Adamo, Cristo, nella nuova creazione, c'è la vita, c'è il perdono, c'è il sostegno. Allora Paolo adesso vuole spiegare questo mistero. Innanzitutto fa una promessa, fa un'affermazione che è una promessa allo stesso tempo. Dice: carne e sangue non possono ereditare il regno di Dio. Quello che si è nel primo Adamo non è più idoneo per quello che attiene al secondo Adamo e alle conseguenze derivanti dalla persona e l'opera del Signore Gesù Cristo. Questa carne, queste ossa, questo grasso, questo pancione, quello che sono, quello che si vede, anche nei frattagli praticamente interiori, quello che noi siamo, non è idoneo a che fare nel regno di Dio, nel regno di Dio futuro, quello che sarà. Nel regno, quindi dicendo che carne e sangue non possono ereditare il regno di Dio, Paolo sta dicendo che nel secondo Adamo c'è la vita e la giustizia. Ci sarà vita e non più peccato e morte. Ci sarà santità e non più peccato, malizia, adulterio, ladrocinio ed altre cose. Ci sarà buona salute e non più malattia. Ci sarà giustizia e non ci sarà più iniquità. Ci sarà il Signore Gesù Cristo, che secondo la promessa del Vangelo vedremo faccia a faccia. Carne e sangue non possono ereditare il regno di Dio. Noi Cristo adesso lo vediamo per fede. Lo vediamo attraverso gli insegnamenti della parola del Signore. Magari ce lo immaginiamo di sempre in che modo, non lo so, è un fatto molto soggettivo. Lo percepiamo per fede, grazie alla sua parola e all'azione dello Spirito Santo, all'azione della parola che ci viene predicata, insegnata. Ma ci sarà il momento in cui lo vedremo faccia a faccia. Carne e sangue non possono ereditarlo. Allora c'è un'eredità, c'è un qualche cosa che ci verrà praticamente detto, e Paolo adesso ci spiega questo mistero. Ripeto, non è il segreto di qualcuno, non è il segreto di un'elite di persone, non è un qualche cosa che è gestito da un gruppo di persone che ci suggestionano e ci condizionano, creandoci schiavitù e sottomissione. No, tutt'altro. È un qualcosa che ci viene spiegato, ci viene detto. E che cosa accadrà? Allora, che cos'è che deve accadere? Che cosa accadrà? Cosa ci aspettiamo? Innanzitutto Paolo dice che quel che avverrà, avverrà in un batter d'occhio, in un momento. Oggi le tecnologie, le strumentazioni scientifiche sono in grado di indicare, no, la frazione di attimo, di secondo, nel quale noi chiudiamo il nostro occhio, no? Abbassiamo e apriamo le palpebre dei nostri occhi. Ma non è questo il nostro problema. Quello che ci dice Paolo qui, per opera dello Spirito Santo, è che quello che accadrà avverrà in una maniera velocissima, che quasi non ce ne accorgeremo, ma accadrà. È qualche cosa che ci sarà,
che effettivamente si verificherà in una maniera improvvisa, senza attese, senza rinvii, senza discontinuità, senza alcuna soluzione di continuità, avverrà in un momento, in un batter d'occhio. Però Paolo al verso 52 dice che ci sarà un segno. La seconda parte del versetto 52, se gettate un nuovo sguardo sul testo che abbiamo letto, dice che ci sarà un segno. A volte anche in altri testi, no, si parla di tutta una successione di segni, e tanti magari cercano di fare anche dei calcoli, fare delle previsioni, ma molto spesso nel vedere un po' la storia in senso generale, vediamo che ci sono dei personaggi, delle circostanze dove questi segni spesse volte si sono ripetuti, si sono verificati, ma mai si è arrivati alla conclusione di questa storia. Paolo dice che ci sarà un segno che precederà quel momento particolare. Squillerà la tromba, l'ultima tromba. Se abbiamo visto dei film storici, un po' per televisione, sempre quelli sui romani, noi vediamo che le trombe venivano squillate, ma ogni volta che c'era un evento importante, doveva parlare l'imperatore, suonavano le trombe, quasi dire state zitti, fate attenzione, ascoltate. Sta per parlare non uno qualsiasi, ma qualcuno di importante. Oppure se era all'inizio, se non so, di giochi olimpici, di gare, di gladiatori o altre cose, voleva dire fate attenzione adesso. La tromba, lo squillo delle trombe serviva ad attirare l'attenzione e a far sentire tutti quanti. Squillerà la tromba. Forse non necessariamente sarà uno strumento musicale a fiato, no? Che è la tromba. Ma probabilmente sarà un grido di comando ben preciso, un grido di autorità da parte del Signore che farà zittire chiunque. Non ci sarà nessun ma, nessun però. Aspetta, assolutamente no. Un potente grido di comando. Potente grido di comando. Che cosa accadrà? Simultaneamente questa autorità della maestà celeste dirà probabilmente ai morti risorgete. Dirà ai morti risorgete. E ai viventi dice siate trasformati. Non sono due momenti distinti l'uno dall'altro. Risorgete. Le tombe si apriranno, i morti riprenderanno vita. I viventi in quel momento saranno trasformati con tutte quelle caratteristiche di cui si è parlato nella prima parte di questo capitolo 15, tenendo presente che quello che accadrà nel momento in cui tutto il mondo sentirà questa voce così potente, così forte, non sarà tutto come prima. Per certi aspetti sarà simile, ma non uguale. Perché? Perché carne e sangue non possono ereditare il regno di Dio. E in quel momento ci sarà la manifestazione dei figli di Dio e il rinnovamento praticamente di tutto il creato. Risorgete, siate trasformati in una maniera totale, irreversibile, che durerà per l'eternità. Carne e sangue non possono ereditare il regno di Dio. La promessa sarà definitivamente adempiuta, sarà la piena redenzione, tutto il travaglio della creazione, quella creazione che nonostante i limiti imposti dal peccato e dalla corruzione, e che ogni essere umano, come abbiamo sentito da Antonio stamattina, continua ad essere una testimonianza, perché i cieli raccontano la gloria di Dio e il firmamento annuncia il potere di un Dio creatore, di un Dio sovrano, vedrà in una maniera straordinaria la piena redenzione, il pieno cambiamento, in virtù della resurrezione del Signore Gesù Cristo.
C'è un fondamento su tutto questo? È fantasia di Paolo? È mia fantasia? È il mio ragionamento? O il ragionamento di Antonio o di qualche altro? Direi assolutamente no. C'è innanzitutto il fondamento della risurrezione corporale di Gesù Cristo, primizia della nuova creazione. E noi tutti sappiamo cosa sono le primizie. Andiamo dal fruttivendolo, vende le primizie e ci le fa pagare cari amati. Ma qui è una la primizia non è soltanto che un preavviso, guardate che ci sarà poi dell'altro. Gesù è la primizia, il primogenito dei morti, proprio perché ci sarà una vita anche dopo praticamente la morte. C'è il fondamento della scrittura anche nel Vecchio Testamento, anche se talvolta in maniera diciamo non chiara, non completa più che altro, si parla della risurrezione. C'è l'insegnamento degli apostoli, ma pensate per esempio a Mosè ed Elia nel Vecchio Testamento che non videro la morte. Ma quando si parla poi, quando ci furono dei ragionamenti tra Gesù e i Sadducei che negavano la risurrezione, quando si parlava di Abramo, di Dio come di colui che è il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, Gesù stava a dire: Dio non è il Dio dei morti, è il Dio dei viventi. C'è un fondamento su tutto questo. Quando accadrà questo, è inutile fare dei pronostici, dei calcoli su tutto questo. È difficile fare delle previsioni. Una volta la Bibbia ci dice che Gesù verrà come viene un ladro di notte, cioè un evento improvviso. Non possiamo determinarlo in maniera precisa, solo Dio conosce quel momento. Però abbiamo una promessa che è fondamentale, che è primaria. Quando Gesù parlava della sua morte e che avrebbe lasciato i discepoli sulla terra, Gesù li rincuorò dicendo loro: non siate turbati, è vero che io ritorno al Padre, ma tornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi. Al di là dei momenti in cui noi possiamo preoccuparci per dei segni, per delle vicende, per degli esseri umani, per delle persone che possono farci pensare a una serie di avvisi, allora noi non stiamo a cercare questi segni, noi stiamo con gli occhi fissi sulla promessa del Signore. A prescindere da quello che accade, Gesù dice: tornerò e vi accoglierò presso di me. Ecco, cari fratelli, quel che accadrà. Gesù tornerà, i morti risusciteranno, i viventi trasformati, e questa parola è certa, perché è la nostra speranza. È la nostra speranza. Quindi noi viviamo il presente nell'attesa di questo futuro, di questo accadimento. E nel frattempo che facciamo? Il tutto è questo. Nel frattempo che facciamo? Nel frattempo che fai? Ce ne stiamo con le braccia concerte, piegate così, o siamo ripiegati su noi stessi pensando da un punto di vista giustamente alle nostre mancanze, ai nostri peccati, alle cose che non vanno. Non dobbiamo fare come per esempio con la partita di stasera, no? Che ci sarà. Cioè, ci sarà stasera, i giocatori scenderanno in campo e noi siamo lì, aspettiamo e guardiamo. Nel frattempo aspettiamo e guardiamo. Ma credo che il modo più eloquente per afferrare questo discorso che ha fatto Paolo ai Corinzi, e credo che sia di importanza anche per noi, leggendo proprio l'ultimo versetto del brano che abbiamo letto, quindi il versetto 58. Perciò, visto che le cose non stanno così, visto che il mistero ormai non c'è più, quindi non fantasticate, non vi smarrite, non,
non correte dietro a cose vane, concentrate il vostro pensiero su questa, su Cristo, primogenito dei morti, quello, questo ci coinvolgerà un giorno. Nel frattempo, in questa attesa, tra questo presente e questo futuro, perciò che facciamo? Fratelli miei cari, carissimi, state santi, incrollabili, sempre abbondanti nell'opera del Signore, sapendo che la vostra fatica non è vana nel Signore. Penso che parole più eloquenti di questo, per concludere questo ragionamento così particolare, così illuminante, no? Perché il che accadrà non ce ne siano. La fatica del Signore non è cosa vana, non è cosa vana. Quindi saldi e incrollabili nella speranza che il Signore dà, ma nello stesso tempo però questo ci deve portare non alla sonnolenza e alla pigrizia, ma ad un impegno. Addirittura si parla della vostra fatica, non dice il vostro soggiorno, il vostro relax. Talvolta le cose del Signore hanno a che fare con un grande sforzo. Diceva un pastore di una chiesa, per me con il Signore da tanti anni, che molto spesso i conduttori di chiesa, ma probabilmente non solo loro, devono avere la pancia nera. Avere la pancia nera. La pancia? Nera, la pancia nera. Perché? Perché si diventa una serie di pizzicotte sulla pancia. Perché vedono tante cose che non vanno e quindi ci soffrono. Ci piangono se necessario. Si tormentano interiormente. E anche noi quando vediamo le ingiustizie della nostra società, quando vediamo le cose che non vanno, allora sappiate, sappiate che la tua fatica, l'impegno per il Signore, non è cosa vana, ma è cosa gradita a Lui, proprio che Lui ha fino alla fine, nonostante sia lodato e benedetto il suo nome. Amen. Amen.